oggi di farmi collegare. Nessun problema. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io lascerei la parola alla segretaria per la verifica delle presenze. Così poi Bene. partiamo. Allora, lepore assente giustificato, Accorsi, Presente. Bacciglieri, assente, Bassi, Presente. Bertoni. Bittini, Presidente, buongiorno. Carapia, Presente. Uccelli, Cima, Presente. Crescimbeni. Ah, ecco, la vedo, sì. Fabbri. Presente. Larghetti. Presente. Mantovani. Presente, sto provando di risolvere un problema con la telecamera. Adesso mi scollego e mi ricollego. Ok. Panieri è assente giustificato. Panzacchi. Presente. Olazzi. Presente. Ah, ecco, adesso la vedo, sì. Ruscigno. Santoni è assente giustificato. Veronesi. Presente. Bene, Presidente, c'è il numero legale. Prego. Grazie mille, quindi dichiariamo aperta questa seduta di consiglio. Nomino gli scrutatori e direi Carapia, Cima e Ruscigno. E passiamo poi alla trattazione dei punti. Partiamo con una dichiarazione di apertura che presento a nome del gruppo Bologna Metropolitana Centro-Sinistra. Si sono concluse ieri le giornate di mobilitazione contro il nuovo codice della strada. Sono tante le voci appunto contro il nuovo codice, il cui disegno di legge sarà in discussione alla Camera e qui al Senato. E queste voci, per acuire la denuncia, lo hanno definito in maniera incisiva nuovo codice della strage. FIAB, Movimento Diritto dei Pedoni, Associazione dei Familiari delle Vittime della Strada, solo per citare alcune utili voci ad evidenziare la trasversalità dei punti di vista dell'utenza della strada. La loro denuncia è la minor tutela per chi vive la strada rispettando le regole e il fatto che per le principali cause di morte, cioè secondo l'Istat, l'eccesso di velocità, la guida distratta e la mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti, non vi sia alcun provvedimento. Bene, certo, l'inasprimento delle sanzioni per chi guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Peccato che, secondo i dati della Polizia Stradale, costituiscano solo l'8% di tutti i sinistri. Queste voci basterebbero già da sé ad obbligare ad una riformulazione del codice un governo che tanto si proclama vicino alle persone e ai bisogni dell'Italia vera. Per la sede in cui siamo, abbiamo il dovere di ricordare anche la ricaduta che sugli enti locali questo nuovo codice avrà, a partire dalla riduzione dell'autonomia degli enti locali nelle decisioni che concernono la mobilità. Se questo disegno di legge infatti verrà approvato in Parlamento, un ente locale non avrà il potere di decidere se istituire una ZTL o una strategia di tariffazione della sosta, a scapito peraltro dei residenti delle zone a più alta densità.
Possibile che le forze di governo, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, sostengano l'autonomia differenziata per creare disparità territoriali nei sistemi sanitari delle regioni italiane, ma ritengano fondamentale normare da Roma la politica di un centro abitato in un comune di pianura come un comune del nostro capoluogo? Possibile che non siano assolutamente preoccupati dal creare corsie preferenziali nell'accesso alle cure, ma siano invece altamente interessati a quali zone a traffico limitato scelga di attivare un'amministrazione? Grazie per l'attenzione. E entriamo a questo punto nelle delibere. Oggetto numero 1, atto ricognitivo inerente alla strategia del piano urbano della mobilità sostenibile per la mobilità ciclistica in rapporto alla bicipolitana bolognese. Lascio la parola alla consigliera delegata Larghetti. Sì, grazie. Grazie Presidente. Come abbiamo insomma un po' approfondito durante la commissione, oggi presentiamo questo atto ricognitivo che intende adeguare la bicipolitana come concezione, diciamo come naming, quindi come presentazione comunicativa e anche con piccoli adeguamenti dei tracciati che sono emersi in seguito alle attività di progettazione, di prefattibilità e di piani di fattibilità tecnico-economica in cui la città metropolitana è impegnata in questo momento su una rete di 70 km per quanto riguarda la parte ancora da realizzare, oltre alle attività che stiamo eseguendo in via ordinaria, diciamo sempre di progettazione di fattibilità tecnico-economica su alcune ciclovie che abbiamo già finanziato, come la ciclovia del Reno, la ciclovia del Sole, la ciclovia Idice Zena e la ciclovia della Lana e della Seta. Quindi in seguito a queste attività appunto ci sono state queste piccole variazioni sempre in stretto raccordo con i territori, per cui ci sembra opportuno andare a diciamo appunto fare una ricognizione e integrare quello che nel PUMS è definita come rete strategica con una nuova mappa che, come dicevamo in commissione, non modifica né i territori interessati né il numero di chilometri né diciamo la natura dei percorsi, ma si tratta di variazioni proprio di dettaglio che abbiamo maturato con chi il territorio lo vive e lo gestisce ogni giorno. Il termine bicipolitana ci è molto caro, peraltro siamo stati tra i primi a utilizzarlo a livello metropolitano e si sta diffondendo sempre più in tutta Italia, perché parla della ciclabilità non come un elemento decorativo dell'urbanizzazione, ma come un vero e proprio sistema di trasporto. Quindi la rete sta crescendo e ci sembra giusto insomma fare un po' il punto. Questa è la sostanza dell'atto. Grazie. Grazie consigliera, chiedo se ci sono interventi. Non vedo richieste di intervento e quindi poniamo in discussione la delibera. Segnalo al consigliere Veronesi che non risulta ancora espresso il voto. Prego sempre, mi scusi Presidente,
i consiglieri ad accendere la telecamera al momento del voto. Non vedo più il consigliere Veronesi presente, quindi direi che possiamo dichiarare chiusa la votazione a questo punto. 10 voti favorevoli, 2 astenuti, 1 voto non espresso, quindi la delibera è approvata se la segretaria condivide. Va bene. Perfetto, bene. Allora passiamo al secondo oggetto, nomina componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, mandato amministrativo 21-26 a seguito dell'accorpamento delle sottocommissioni elettorali circondariali. Lascio la parola alla segretaria generale, dottoressa Riva, per l'illustrazione. Sì, questa delibera si rende necessaria a seguito di un accorpamento delle sottocommissioni elettorali circondariali che è stato disposto dalla Prefettura di Bologna con la contrazione appunto da 11 a 6 del numero appunto delle sottocommissioni elettorali circondariali. La città metropolitana di Bologna aveva in precedenza già nominato, designato i componenti effettivi e supplenti di competenza. Ricordo brevemente che le commissioni elettorali circondariali e le sottocommissioni sono composte da 4 componenti effettivi e 4 supplenti, di cui uno effettivo e supplente designato dal prefetto e 3 effettivi e 3 supplenti designati dal consiglio provinciale, nel nostro caso appunto dalla città metropolitana. La nomina, poi la costituzione delle commissioni delle sottocommissioni circondariali avvengono con decreto del presidente della Corte d'Appello. Dicevo che il consiglio metropolitano aveva già appunto nominato i componenti, designato i componenti effettivi e supplenti per il mandato amministrativo 21-26. Ma adesso, a seguito, dicevo, di questo accorpamento, occorre rinominare, designare nuovamente i componenti effettivi e supplenti di queste nuove sottocommissioni conseguenti all'accorpamento di cui vi dicevo. Per diciamo, in omaggio ai principi di trasparenza già applicati dalla città metropolitana, l'ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in vista di questa nomina, intanto degli avvisi finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse alla designazione quali componenti effettivi delle nuove sottocommissioni circondariali e della commissione circondariale, e ha anche richiesto ai componenti in precedenza nominati la conferma ad essere, diciamo, a rivestire nuovamente il ruolo di interesse, la conferma all'incarico, in presenza ovviamente della permanenza dei requisiti. Ha anche richiesto ai soggetti che hanno manifestato, ai nuovi soggetti che hanno manifestato l'interesse alla nomina, l'attestazione del possesso dei requisiti di legge appunto per ricoprire l'incarico. In esito a questa ricognizione che si è conclusa
in data odierna risulta che a seguito anche delle dimissioni o ai decessi sopravvenuti rispetto alla precedente delibera consiliare, il panorama vede un numero di componenti, di soggetti che hanno confermato le proprie candidature per le nuove sottocommissioni in numero complessivamente, devo dire, inferiore rispetto alle necessità. In ogni caso, anche con le interlocuzioni con la prefettura, data anche l'urgenza di comporre, di nominare le sottocommissioni e le commissioni in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee, la prefettura ha dato anche, come dire, conforto rispetto al fatto che eventuali posti, diciamo così, vacanti saranno coperti con personale prefettizio. Quindi fatta questa ricognizione, la delibera con la proposta in oggetto quindi si propone di nominare come componenti effettivi e supplenti i soggetti indicati nell'allegato A alla proposta, che per ogni commissione, sia per quella elettorale circondariale di Bologna che per le sei sottocommissioni in relazione, come dicevo, alle candidature presentate e alle conferme delle precedenti ruoli ricoperti, ci sono indicati i componenti effettivi e quelli supplenti. Ribadisco, non tutte le sottocommissioni sono, diciamo, coperte in tutti i ruoli, ma trattandosi di una, come dire, un incarico che viene conferito su base volontaria, altro non si può fare. Quindi la proposta ha ad oggetto appunto la nomina secondo le indicazioni contenute nell'allegato A. Naturalmente è anche necessaria la votazione dell'immediata esecutività, che è stata caldeggiata dalla prefettura in relazione appunto alla ristrettezza dei tempi dovuta alle imminenti elezioni. Grazie mille. Chiedo se su questo punto c'è qualche richiesta di intervento. Non vedo alcuna richiesta di intervento, pertanto pongo in votazione la delibera, ricordando che su questa c'è anche l'immediata esecutività. Bene, la delibera è approvata all'unanimità. Poniamo allora in votazione l'immediata eseguibilità. Bene, anche su questo unanimità. Abbiamo finito diciamo le delibere, passiamo alle interrogazioni. La prima è relativa a è un'interrogazione presentata dal consigliere Santoni, Gruppo Uniti per l'Alternativa, per un aggiornamento sugli interventi di messa in sicurezza al chilometro 8 e 6 della SP79 Pian di Balestra nel comune di San Benedetto Val di Sambro, e non è pervenuta risposta e non sono scaduti i termini. La seconda invece interrogazione a risposta scritta del consigliere Polazzi Mattia, Gruppo Alleanza Metropolitana, relativa al ponte della SP49, e anche su questa non è pervenuta risposta e non sono scaduti i termini. Non essendoci altri punti in discussione per questa seconda gruppo Corsi, sono Mantovani. Sì. Qualche informazione a Polazzi però la posso dare io al consigliere Polazzi. Allora, chiedo alla dottoressa Riva la procedura, perché se non erro, se finché vuole, non arriva la, diciamo, la,
La risposta non ha carattere di risposta all'interrogazione, ovviamente. Sento la procedura sì, dalla... No, no, la risposta deve essere data dalla... dal soggetto competente secondo dal soggetto interrogato, poi diciamo non si apre nemmeno la discussione, poi voglio dire, quindi magari non è corretta, ecco, questa modalità. No, perfetto, quindi magari poi con il sindaco Mantovani informazioni circoscrivibile posso darla, però chiaramente non è la risposta all'interrogazione. No, no, infatti. Appunto, quindi seguiamo la procedura, grazie al consigliere privato. Attenzione, scusate. Per piacere, grazie. Ringrazio il sindaco Mantovani per la disponibilità ad aggiungere informazioni, però seguiamo la procedura, quindi seguirà, come dire, risposta formale da parte dell'ufficio competente, e quindi per seguirci altri punti dichiaro seduta, scusate, chiusa la seduta. Buon pomeriggio, buon lavoro a tutte e a tutti. Arrivederci. Grazie. Buon pomeriggio.